Il programma è presentato da Siamo qui stamattina al liceo da Procida per gli studenti, si vogliono iscrivere all'università di medicina, le loro difficoltà, i loro desideri, la loro passione. Allora, se volete iscrivervi a medicina dovete portare il cervello all'ammasso, perché i quiz non servono assolutamente a niente, ma se la vostra passione è talmente alta, datevi un pizzico sulla pancia, attaccate il padrone dove vuole l'asino, ma è la stessa cosa. Va bene. Fatevi i quiz, è l'unico modo per poter entrare, anche se e la vostra psiche si ribellerà. Ma se avete una passione talmente alta, pizzico la pancia, però di quiz, se no mi fratello di medicina non c'è entrato. La sua antipatia per i quiz si riferisce anche ai test invalsi che stanno facendo? Come, i quiz è uno strumento pedagogico errato, è come prendere il brodo con la forchetta, non è fatto per questo. Si non riferisce anche ai test invalsi che stanno facendo all'interno degli istituti? Che sono i test invalsi? Non mi sono niente. Vogliono fare questi test invalsi, cioè dei quiz, per organizzare poi le graduatorie per i futuri. Ah no, una follia totale, fermateli, ma tanto non li fermate. L'immobilismo si è messo in marcia e non so come fermarlo, si diceva ai miei tempi. Guardi, dico solo una cosa, come hanno la facoltà di Maastricht di cui ho parlato, sapete come, siccome sono stati molto criticati che fanno la missione con il sorteggio, quest'anno, l'anno scorso hanno fatto per la prima volta una prova di quiz e siamo tutti gli studenti in un'aula, a un certo punto c'è stato uno studente che si è sentito male, alcuni sono andati, l'hanno aiutato, quelli che si sono mossi li hanno presi, gli altri li hanno mandati via, il test di ammissione era vedere come ci si comportava di fronte a un'emergenza e li hanno mandati poi a casa. Loro sì che ci sanno fare. Forse questo è il sistema migliore per selezionare, creare una situazione e vedere una situazione come ci si comporta. Davvero, e hanno fatto l'assunzione. Questa a Maastricht, sì, esattamente. All'inizio è duro, dopo è peggio, quindi state tranquilli. Auguri. Il programma è presentato da